La regione Abruzzo, così come nelle altre regioni, sta avendo un aumento di casi. Noi sappiamo che questi casi sono casi prevalentemente di giovani, quindi di ragazzi che non hanno patologie complesse, che vengono purtroppo attraverso il momento di maggiori interazioni, prendono il contagio e quindi stanno aumentando la percentuale. Stiamo riunendo il tavolo sia a livello ministeriale sia della Commissione Salute per richiedere espressamente all'unanimità di tutte le regioni che come indicatore non bisogna prendere solo ed esclusivamente quello che è il numero del positivi, ma soprattutto considerare l'occupazione dei posti letto di terapia intensiva e subintensiva, cosa realtà nella nostra regione che in effetti oggi non abbiamo posti occupati, quindi è importante capire che un po' grazie al caldo, ma soprattutto all'entità del virus, non abbiamo problemi, non ci sono problemi riguardo alle strutture ospedaliere e quindi non problemi di occupazione di posti letto. I giovani, ovviamente, con la consapevolezza di non potersi ammalare, sono magari meno attenti. Vaccini vaccinati fra gli under 20 o under 25 ce ne sono pochi e quindi ovviamente non c'è nemmeno la barriera rappresentata dai vaccini. Gli assembramenti, l'assenza di vaccini, questo virus che prevalentemente attualmente gira con la variante Delta, che è una variante molto più infettante anche rispetto alla Alfa, l'ex inglese. In pratica sta determinando tutte queste cose. E poi adesso c'è l'attesa di ciò che succederà per i festeggiamenti, perché pure lì un incontro di tante persone senza molte regole, da biasimare oggettivamente, da medico non posso che dire così, favorirà probabilmente la diffusione del virus. In base alla sua esperienza, c'è il rischio di zona gialla per l'Abruzzo per le prossime settimane? Io questo non lo posso dire, saranno i politici o comunque le autorità sanitarie competenti. Intanto è tutto legato ai numeri. Se aumentano i numeri dei casi per 100.000 abitanti, poi ci sono tanti altri parametri da valutare, si andrà in una zona che non sarà più quella bianca, ma di un colore diverso.